Carissimi utenti, buonasera. Siamo qui collegati da Casa Pesenna in provincia di Caserta. C'è già la fila e il pubblico delle grandi occasioni per vedere il presepe vivente a Casa Pesenna. Ecco, Sindaco De Rosa, già questo evince il fatto che la vostra idea è una grande idea meritevole. Diciamo che la nostra idea è stata un po' l'idea di tutti, abbiamo sposato un progetto insieme a tutti i cittadini e a tutte le associazioni e la gente sta rispondendo alla grande perché ha collaborato, ha partecipato per riportare il presepe vivente qui a Casa Pesenna dopo 18 anni. Bene, diciamo che questa idea è stata creata perché? Beh, io penso che i cittadini di Casa Pesenna dopo 2 anni di commissariamento hanno voluto dimostrare che a Casa Pesenna ci sono professionalità, capacità e persone in grado di programmare, progettare e realizzare. Quindi nel giro di 2 mesi abbiamo progettato, ideato questo progetto del presepe vivente, l'abbiamo impostato e oggi fortunatamente l'abbiamo realizzato con una presenza massiccia di persone di Casa Pesenna e non. Benissimo, lei giustamente il comitato che realizza il presepe è circondato da persone competenti in materia, vero? Certo, ma a parte ciò io penso che è stato iniziato da un paio di persone addirittura, poi si sono aggregate tutte le associazioni, tutti i cittadini, tutta la parte politica del paese, quindi è stata una collaborazione generale e per raccogliere degli obiettivi c'è bisogno di partecipazione e coesione da parte di tutti e noi, questo è il mio augurio per le prossime festività e per augurare il buon anno ai cittadini di Casa Pesenna, è quello di collaborare insieme, essere uniti per dimostrare ancora una volta che siamo un popolo di serie A, non un popolo di serie B. Antonio Basco è stato in pratica il coordinatore di tutto l'evento, uno che si è assunto la massima responsabilità in termini di organizzazione. A lui è stato affidato questo incarico di coordinare il tutto, quindi in realtà il comitato si è affidato anche a un coordinatore di alte capacità tecniche. Sì, Antonio Basco è parte presidente pure della protezione civile, quindi è stato nominato direttamente dal sindaco, da me, ma oltre a lui diciamo è riduttivo dare lo scelto solo ad Antonio, lo scelto è di tutti quanti, l'ho detto prima, tutti hanno collaborato, dal professionista al falegname, all'operaio, all'amministratore, tutti quanti hanno collaborato per far sì che si realizzasse questo grande progetto del presepe vivente. Io come sindaco, come rappresentante di questo territorio, sono veramente orgoglioso oggi di stare qui in mezzo al mio popolo, in mezzo a questa gente per dimostrare ancora una volta che noi siamo un popolo che sa fare. Ecco, vedete, c'è ancora fila, in realtà qui c'è la biglietteria, carissimi utenti, come si può vedere dalle immagini, con la protezione civile che veste la figura di poter tutelare l'ordine pubblico, ma il pubblico delle grandi occasioni, che proviene non solo da questo comprensorio, ma anche dalle zone del napoletano, vero? Sì, anche dalle zone del napoletano, dall'alto casertano, dei paesi limitrofi, veramente è una bolgia di persone. Noi siamo veramente soddisfatti per questo evento e speriamo che il 28, il 4 e il 6, le prossime date, saranno ancora più affollate. Grazie. Grazie. Carissimi utenti, siamo qui con il vice sindaco Zagaria e l'assessore Capolungo di Casa Pesenna. Al vice sindaco chiediamo, c'è stato un grosso successo di pubblico. Il pubblico da cosa è stato spinto? A me il pubblico è stato spinto soprattutto dal fatto che non si manifestava un evento del genere da circa 17 anni e quindi la popolazione ha partecipato vivamente, ma anche dal fatto che tutti si sono adoperati per far sì che questo evento riuscisse e quindi automaticamente anche le famiglie, tutte le persone che hanno collaborato sono state curiose di venire a verificare questa sera questo magnifico evento. Io ho appena fatto un giro, sono entrata e devo dire la verità, sono rimasta emozionata veramente. Hanno lavorato benissimo e mi complimento con tutto il popolo di Casa Pesenna. Ecco, assessore Capolungo, cosa ne pensa del percorso presepiale? Questo percorso sembra proprio di essere ritornati nella Betlemme di 2000 anni fa. È stato fatto un lavoro, diciamo, di squadra, bellissimo, ma entrare là dentro sembra di entrare veramente nell'atmosfera di Betlemme. È qualcosa di unico
E la cosa più bella è vedere proprio questa partecipazione convinta della popolazione a un evento così straordinario. Siamo con il coordinatore tecnico Antonio Basco. Ecco, un presepe che si sviluppa su una superficie metri quadrati di quanto e su come? Siamo sul ruolo di 800 metri quadri divisi in tre livelli. Compresa la piazza esterna che stava sui 2000 metri, varie postazioni interne, però mi rilanciamo al parroco e mi associo a quello che ha detto. Volevo ringraziare tutti i componenti che ci hanno aiutati, gli sponsor ufficiali, la gente di Casa Pesenna, elettricisti, muratori, carpentieri, tutti. Questo vuol dire che Casa Pesenna sta cambiando e deve cambiare. E c'è la volontà di tutti. Questa è Casa Pesenna, guardiamoci, giriamoci. Siamo con Don Vittorio, parroco di Casa Pesenna, davvero un grande presepe, un presepe che in realtà ha attratto molti visitatori, davvero un successo in anteprima, visto e considerato che alla biglietteria già c'è gente che vuole entrare, vero? Beh sì, è una bellissima iniziativa quella del presepe vivente, si ripete dopo quasi 20 anni, 17-18 anni dall'ultima edizione. È una iniziativa che parte dalla volontà popolare di fare una bella esperienza di condivisione di lavoro di gruppo. Io di questo sono molto contento. Sì, ecco, cosa ne pensa lei di questo presepe di Casa Pesenna? È una bellissima iniziativa e sono soddisfatto di quello che fate. Anche se non vivo più a Casa Pesenna, mi sento sempre un cittadino di Casa Pesenna. Bene, signora, cosa ne pensa lei di questo presepe? Bellissimo, una bella iniziativa, bello. Ecco, lei cosa ne pensa di questo presepe? Un'iniziativa stupenda, meravigliosa, una novità per Casa Pesenna. Casa Pesenna mi sembra rinata. Buonasera, scusate, voi avete visto il presepe, cosa ne pensate di questo presepe? Bello, bello. Per lei? È bellissimo.